Vittorio non batte ciglia e resta indifferente a quanto accaduto con l'operazione X-Pol sul voto di scambio, una città che non riesce più neanche a indignarsi e a protestare. Stamani a Palazzo Jacolo l'annunciata attesa conferenza stampa del sindaco Muscato sull'operazione X-Pol. Sono tranquillo, ha detto, mai avuto i contatti con i fratelli Nicosia. Il Consiglio Comunale di Vittorio deve essere sciolto per l'emergere di un sistema mafioso in città, procuratori di voti, e la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle Cittadino. La polizia scopre a Modica gli autori del furto perpetrato alla scuola di Piano Gesù, 9 giovani, 4 maggiorenni e 5 minorenni denunciati per furto, tra loro anche 2 ragazze. Occorre maggiore sicurezza nei presidi di guardia medica, lo sostiene l'Ordine Provinciale dei Medici dopo il recente episodio di violenza nel Catanese ai danni di una giovane dottoressa. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Dunque Vittorio che rimane indifferente o senza battere ciglio per la stragrande maggioranza di casi a quanto accaduto all'indomani dell'operazione X-Pol, una città che non riesce quasi più neanche a indignarsi, vita che continua tranquilla, mentre ci si chiede dove sono finite le associazioni, i movimenti, la classe intellettuale che per cose insulte spesso inutili inonda le redazioni della stampa con comunicati spesso insulti e inutili. Come ha reagito la città di Vittorio all'operazione X-Pol che ha scoperchiato l'ennesimo voto di scambio elettorale in Sicilia e portato agli arresti domiciliari l'ex sindaco Nicosia, il fratello Fabio e altre 4 persone? Col silenzio e l'indifferenza, come se avessero arrestato dei ladri di gallina. Dalla classe politica locale tutti o quasi defilati in buon ordine, mentre dalla classe degli intellettuali, coloro cioè che dovrebbero vigilare sui comportamenti di una società, non c'è traccia. Tacciono stampanti e fax, quindi, e non ci sono al momento moti di sdegno nei comunicati ufficiali di partiti e movimenti, a parte l'uomo della strada, il solito, che a maggior ragione può sparare un giazzero sulla politica, che è sporca e ladrona. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, tutto è partito, come è noto, dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, e secondo l'accusa sarebbero stati propri fratelli Nicosia a far convergere nel turno di ballottaggio delle ultime amministrative voti su Moscato, candidato del centrodestra. In cambio, l'attuale sindaco avrebbe portato avanti la stabilizzazione di 60 dipendenti della ditta che si occupa dei rifiuti. L'indagine dei finanzieri del GICO ha consentito anche di tracciare i contatti tra i fratelli Nicosia ed esponenti della STID. Un esempio su tutti, l'incontro di Fabio Nicosia con lo stiddaro Giambattista Puccio, entrambi ripresi dai finanzieri all'interno di una ditta di imballaggio. Nel calderone dell'inchiesta è finita anche la loro assessore Nadia Fiorellini, interdetta dai pubblici uffici. La delega assessoriale le venne affidata proprio agli sgoccioli della legislatura. E stamane a Palazzo Jacolo un'attesa annunciata conferenza stampa del sindaco, obiettivo fare chiarezza sulla propria posizione in riferimento appunto alla nota operazione. Ma ha avuto i contatti con i fratelli Nicosia e dice continuerò nella mia azione amministrativa. Sentiamolo. Diciamo che la mia posizione rispetto a quella di un anno e mezzo fa è molto più leve perché non c'è alcuna aggravante mafiosa. Si parla di corruzione elettorale perché io avrei tramite alcune proroghe di ordinanze contingibili stabilizzato 60 operai. E tutto nasce da un mio rapporto, secondo l'ipotesi accusatoria, di un mio rapporto di sudditanza, questa è l'espressione utilizzata dalla procura nei confronti dell'ex sindaco Nicosia, perché a dire della procura io negli ultimi 10 anni, pur essendo stato consigliere comunale di opposizione, avrei ricevuto numerose incarichi professionali da parte del sindaco Nicosia e quindi avrei ricevuto redditi da parte del comune. Bene, lì c'è il primo grossolano errore nei miei confronti perché io non ho ricevuto mai alcun incarico personale, c'è una certificazione degli uffici, quindi è chiaro che poi io mi difenderò in tutte le sedi, ma soprattutto i redditi che io ho ricevuto al comune di Vittoria negli anni dal 2006 al 2016 non erano altro che i gettoni di presenza che io percepivo quale consigliere comunale. Quindi penso che se un consigliere comunale non ha il diritto di percepire il gettone di presenza, se per questo si va, si è su
sudditi del proprio sindaco, tra l'altro io ero d'opposizione, mi pare alquanto strano. Non ho mai chiuso alcun accordo politico con nessuno in città, non col PD, con nessuno. Io dichiarai di non fare accordi al ballottaggio il 3 gennaio, a 6 mesi dalle elezioni, quando io presentai la mia candidatura. Io non ho chiuso alcun accordo politico, tant'è vero che è sotto gli occhi di tutti. Se poi una parte del PD o una parte dei 5 Stelle o una parte di un altro candidato ha deciso di votarmi perché ha scelto me quale male minore della città, e non penso che questo sia una mia responsabilità, io non ho fatto altro che al ballottaggio di andare a continuare a cercare voti, così come è giusto che faccia un candidato sindaco. Io mi sono insediato, ho giurato il 21 giugno, il 22 giugno ero in procura, il 23 giugno ho di fatto firmato il mio primo atto da sindaco, dopo una settimana scadeva la proroga alla Tecra, ma io in una settimana non potevo fare una gara, no, ad evidenza pubblica per la raccolta differenziata. Spiegatemi come si fa. Noi abbiamo iniziato immediatamente dal primo giorno a produrre già gli atti per la gara, ma voi capite che la gara ha tempi burocratici che non fisso io, ma che fissa la legge. Però quindi più di uno è certo, ma sono stati tutti concordati con prefettura, con ispettorato del lavoro, perché noi siamo arrivati il 23 giugno e in questa città non c'era nessun progetto. Io a causa di questo ho licenziato un dirigente, che è l'ingegnere Chiofolo, che tra l'altro è sotto processo perché io l'ho denunciato. Forse qualcuno anche questo l'ha dimenticato. Dopodiché noi nell'arco di un mese abbiamo fatto redazione del progetto, approvazione in giunta, pubblicazione della gara, e poi tutto è passato all'Urega, perché essendo un appalto sopra soglia tocca all'Urega, non tocca al comune. Dopodiché noi abbiamo affidato nell'arco di 2 mesi, il 2 ottobre abbiamo fatto l'aggiudicazione provvisoria. Dopodiché sono iniziate trattative sindacali, perché noi avevamo previsto meno unità in servizio, altro che stabilizzazione dei 109, io avevo previsto 86 unità in servizio, e da lì è nata tutta una trattativa sindacale, 2 volte in prefettura e 3 volte davanti all'ispettorato del lavoro. Ma io mica potevo lasciare nel frattempo la città senza l'igiene urbana, senza la raccolta dei rifiuti. Quindi ho continuato a fare delle proroghe per 3 mesi, ma era il minimo che io potessi fare, perché dovevo avere il tempo di fare la gara. Anzi, noi abbiamo ricevuto complimenti anche dalla regione per la tempestività e siamo diventati modello per l'intera regione, perché siamo riusciti a fare una gara per la raccolta differenziata nell'arco di 2 mesi e mezzo. No, rilancio, che mollo. La città ha bisogno di un'amministrazione, la città in questo momento è chiaramente sbandata, perché ha letto delle cose gravissime, e poi è chiaro che comunque una cosa è legge degli atti, una cosa poi è il chiacchiericcio, e quindi è chiaro che adesso la città è sbandata, ma noi stiamo andando avanti con tutti i dati. Scriviamo, andiamo avanti, non abbiamo problemi. Fino ad oggi abbiamo scritto all'EF di prendere provvedimenti immediati nei confronti degli indagati che dovessero lavorare presso quell'azienda, perché non abbiamo assolutamente nulla da nascondere. Quindi io rilancio, nel senso che io starò qua a difendere la mia città e a difendere la mia attività amministrativa. Primi commenti adesso, prime prese di posizione in quello che si può ormai definire il caso Vittorio. Per il Movimento 5 Stelle il Consiglio Comunale va sciolto. Le intercettazioni e le notizie di stampa riguardo alla recente operazione Expol a Vittoria rivelano un chiaro contatto con la mafia. Il voto è inquinato, per cui chiediamo lo scioglimento al Consiglio Comunale. Così il gruppo del Movimento 5 Stelle, dopo un'attenta valutazione dei fatti, che portano alla luce un sistema mafioso radicato nel sistema politico che ha gestito la città durante gli ultimi 10 anni, e sono troppi, dicono i grillini, gli intrecci emersi, tanto da suscitare abbastanza indignazione e sgomento. Oggi arriva una ventata di chiarezza, prosegue al Movimento 5 Stelle, un punto per aprire gli occhi e ripartire. E quindi occorre che la città venga messa a conoscenza di tutti i giochi politici e elettorali con i vittoriesi che hanno votato con convinzione un programma. Quindi ci rivolgiamo a loro per reagire, ma anche pretendere legalità, mentre in attesa delle decisioni che la prefettura assumerà in ordine allo scioglimento del Consiglio, continueremo a fare il nostro dovere, augurandoci che le risposte arrivino molto presto. Ed è anche un dovere morale, oggi è anche nostro dovere, concludono al Movimento 5 Stelle, chiedere, oltre allo scioglimento del Consiglio, anche le dimissioni dell'attuale sindaco, in attesa di certezze. Poi c'è anche la faia anti-racket e anti-usura di Vittorio, che esprime intanto piena fiducia nell'operato della magistratura, che ieri con l'operazione Expol ha dato seguito ad un'indagine complessa sul voto di scambio politico a Vittorio. Questa è per la nostra città l'occasione per fare una volta chiarezza e liberare la politica da ogni ombra, condizione che l'anti-racket ritiene imprescindibile per esplicare al meglio le sue attività di contrasto alle mafie sul territorio. La cronaca, la polizia scopre a Modica gli autori del furto alla scuola Piano Gesù, 9 persone denunciate, tutti giovani, con le perquisizioni che hanno portato anche al recupero e alla restituzione di tutta la refurtiva. Dopo un'intensa attività di indagine, la polizia in poco tempo ha scoperto 9 giovani, tutti modicani, che nel fine settimana avevano perpetrato un ardito furto presso il circolo didattico di Piano Gesù di Modica Alta.
L'attività investigativa, svolta pochi giorni dal fatto, ha dato quindi i suoi frutti con l'individuazione di una banda di cui facevano parte 4 maggiorenni e 5 minorenni, tra cui anche 2 ragazze, tutti responsabili, ognuno con compiti diversi durante il furto. Dalla ricostruzione dell'accaduto e della sua dinamica, veniva quindi scoperto che i 9, dapprima a bordo di motorini e successivamente con un'auto, avevano trasportato tutta la merce in un locale fatiscente di Modicalta, trattenendo in alcune delle loro abitazioni solo oggetti di immediata vendita, come i notebook, che venivano rinvenuti in una delle abitazioni in uso alle ragazze. Durante le perquisizioni, inoltre, nell'abitazione di uno dei ragazzi, un maggiorenne, è stata rinvenuta anche della cannabis indica di modica quantità. Tutta l'area furtiva, soprattutto computer, stampanti, casse acustiche e altro materiale usato dagli alunni, è stato riconosciuto e riconsegnato al dirigente scolastico, mentre lo stupefacente rinvenuto, circa 5 grammi, è stato sequestrato. Per i 9 giovani sono scattate altrettante denunce all'autorità giudiziaria. L'Ordine Provinciale dei Medici di Ragusa interviene sul recente episodio di violenza avvenuto in provincia di Catania e chiede alle autorità preposte di garantire maggiore sicurezza per le guardie mediche. Occorre più tutela nei presidi di guardia medica per permettere al personale di svolgere in sicurezza e serenità il proprio lavoro. Con questo invito rivolto alle autorità preposte, l'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Ragusa interviene sul recente, ennesimo e gravissimo episodio che ha visto protagonista una giovane dottoressa di turno in una guardia medica aggredita e violentata nel catanese da un finto paziente. E viene anche lanciata dalla Federazione dei Medici la proposta, valutandone la fattibilità, di spostare i presidi di guardia medica in luoghi più protetti, come ad esempio le stazioni dei carabinieri o le postazioni di polizia. Una proposta accolta anche dal presidente dell'Ordine di Ragusa, Salvatore Damanti, per cui verrà chiesta alle autorità preposte di garantire la sicurezza e di tutelare in ogni modo chi lavora in queste strutture, è quasi sempre costretto a fare tutto da solo, soprattutto di notte. Sul tappeto anche la possibilità di prevedere una vigilanza stabile, con la presenza di vigilantes che possono intervenire prontamente in qualunque momento, o il trasferimento appunto di presidi in luoghi più sicuri e con più gente. Continua intanto a potenziarsi l'organico ospedaliero con 9 assunzioni all'ASP Iblea. Per il presidente della 6ª Commissione Sanità all'ASP, Giuseppe Di Giacomo, continuiamo il percorso avviato nei mesi scorsi. 9 assunzioni di personale per l'ASP Iblea dopo lo sblocco delle procedure di reclutamento ad opera dell'assessorato regionale alla salute. In forza all'azienda sanitaria ragusana sono infatti arrivati 5 cardiologi, 39 operatori tecnici a tempo pieno, 101 ausiliari sempre a tempo pieno e 53 infermieri. E sempre grazie all'approvazione della rete ospedaliera, nei giorni scorsi erano stati assunti 4 dirigenti medici di anestesia, 3 dirigenti medici in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza e 3 dirigenti medici di medicina interna. Tutti i dirigenti medici e gli infermieri sono stati assunti utilizzando la graduatoria di pubblico concorso. Va altresì ricordato che lo scorso agosto erano partiti i primi 170 telegrammi per le assunzioni di medici e infermieri a tempo indeterminato, sempre nell'ASP Iblea. Il reclutamento del personale, già annunciato nei giorni scorsi, si inserisce così nel cosiddetto piano triennale del fabbisogno aziendale e i numeri si riferiscono all'anno in corso. Per quanto riguarda sempre l'azienda Iblea, sono coinvolti complessivamente 264 medici, 183 infermieri, 106 operatori specializzati, 133 ausiliari e inoltre 106 tecnici. Continuiamo il percorso avviato nei mesi scorsi, ha dichiarato il presidente della 6ª Commissione alla Sanità all'ARS di Giacomo. Un percorso che ci ha permesso di procedere ai concorsi e alle nuove assunzioni, indispensabile a sostenere il lavoro del personale medico e infermieristico, oltre ad assicurare i livelli essenziali di assistenza ai pazienti. Settore servizi sociali in provincia, c'è l'allarme delle cooperative operanti appunto in questo comparto, basta dicono con i ritardi nei pagamenti, la situazione è ormai al collasso, per Legacoop e Confcooperative occorre infatti da subito ricostruire il welfare a livello locale, ma bisogna subito sedersi attorno ad un tavolo. Presentata a Ragusa la 43ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea in programma, come al solito, al Foro Boario dal 29 settembre al 1 ottobre, numeri in crescita, fanno sapere gli organizzatori, ed è già un successo. Crescono numeri e adesioni a Ragusa in vista della 43ª edizione della FAM, Fiera Agroalimentare Mediterranea, che aprirà i battenti venerdì 29 settembre fino a domenica 1 ottobre. È la prima fiera, tra l'altro, che porta la firma della nuova Supercamera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, presente tra l'altro anche il presidente Pietro Hagen. Tante le novità del nuovo kermesse e tante anche le conferme, col primo villaggio avicolo e il ritorno della fattoria didattica per i più piccoli, ma ovviamente il cuore pulsante della rassegna sono i capi delle diverse razze di bovini. Un'edizione grossissima, nonostante le difficoltà
che abbiamo dovuto affrontare in questa annualità, difficoltà proprio di lavoro, e sulla FAM ci siamo scommessi. Abbiamo addirittura immaginato, per recuperare spazio fisico, credetemi, è solo un problema di spazio fisico, perché di fatti non abbiamo, quest'anno abbiamo all'incirca il 40% in più di partecipazioni. Abbiamo deciso di traslocare di periodo alcuni servizi, alcune attività, come quelle legate ad un'attività molto importante che è la parte commerciale, la parte internazionale della fiera, e che abbiamo delegato ad un progetto che si svolgerà tra il 23 e il 24 ottobre a Verona e che vedrà le imprese che hanno aderito, sia dell'agroalimentare, ma c'è anche una sessione del turismo, li vedrà impegnate nel food and drink, che non è altro che due giorni di incontri con i buyers, che si svolgerà appunto a Verona. Quindi abbiamo investito su questo progetto, spostando la parte commerciale ad un momento successivo della fiera. Per il resto i servizi sono tutti confermati, ci sono ovviamente delle novità. Abbiamo 55 aziende della meccanizzazione e 65 stand noleggiati e 6.500 metri quadrati di suolo occupato da trattori, attrezzature, macchine per la zootecnia, di tutto di più. Le aziende che vengono ad esporre nel settore della meccanizzazione della fiera agroalimentare mediterranea riescono a fare business per l'anno, che è una cosa non indifferente, ed è il motivo per cui già ancora una volta quest'anno registriamo la presenza di marchi, di concessionari che vengono dal nord Europa. Abbiamo un agroalimentare con 50 aziende e 57 spazi occupati. Non abbiamo mai avuto in FAM una struttura di 100 metri, tutta come salone agroalimentare. In merito al servizio di scuola bus resa a Ragusa, c'è stata la protesta in aula di alcuni genitori. Per i consiglieri comunali d'Aste e Chiavola è stata intercettata la legittima indignazione dei residenti alla frazione delle contrade periferiche. I democratici, assieme ad altre opposizioni, hanno quindi ottenuto che il comune ci ripensi. La creazione di un polo museale a Scoglitti a Scicli diventa realtà. Il ministro Dario Franceschini ha infatti dato il via libera al finanziamento di 850.000 euro. La creazione di un polo museale a Scicli diventerà presto realtà, lo afferma la senatrice del PD Venera Padua dopo che il MIBACT ha dato il via libera al finanziamento di 850.000 euro per la nascita appunto di una realtà unica nel suo genere in città e che potrà fornire ulteriore valore aggiunto al richiamo che già la stessa città esercita nei confronti di visitatori e turisti. A firmare il finanziamento il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che nel giugno scorso la stessa Padua aveva incontrato, formulandogli l'idea in questione, e che poi sarà reso disponibile per un ulteriore confronto con la stessa senatrice, il sindaco Enzo Giannone, affinché l'idea potesse prendere in qualche modo forma. Ora la notizia del finanziamento, con lo stesso ministro che stamani ha chiamato telefonicamente la Padua per informarla dell'avvenuta firma. Un sentito quindi ringraziamento allo stesso Franceschini, ha dichiarato la senatrice del PD, per la creazione di un polo museale che a Scicli può garantire quell'ulteriore salto di qualità che la città merita. Una città, rileva ancora la Padua, destinata a diventare sempre più punto di riferimento per la cultura e il turismo del sud-est siciliano. Calcetto femminile a chiudere, colpo di mercato in entrata per l'S di Vittorio Calcetto, che ha chiuso con la riconferma del portiere siracusano Rita Basile al secondo anno in biancorosso. A giorni ci dovrebbero però essere altre nuove sorprese, non solo in entrata ma anche in uscita, per definire il team da affidare a Nobile. Breve pausa, a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. C'è il riepilogo dei fatti in primo piano. Vittorio non batte ciglia e resta indifferente a quanto accaduto con l'operazione X-Pol sul voto di scambio, una città che non riesce più neanche a indignarsi e a protestare. La vita continua tranquilla, senza un moto di sdegno da parte di chi, associazioni, movimenti intellettuali, che per cose insulse e aspetti inutili, ingolfano le redazioni di comunicati stampa privi di contenuti e sostanza. Stamani a Palazzo Jacolo un'annunciata attesa conferenza stampa del sindaco Muscato sull'operazione X-Polo. Sono tranquilla, ha detto, mai avuto i contatti con i fratelli Nicosia.
In una sala strapiena con la giunta comunale a suo fianco, il primo cittadino ha chiarito e spiegato che non è indagato in questa inchiesta la finanza, mentre per l'accusa di corruzione ha detto è una situazione ancora tutta da vagliare. Il Consiglio Comunale di Vittoria deve essere sciolto per l'emergere di un sistema mafioso in città, procuratori di voti, e la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle Cittadino. Le intercettazioni e notizie di stampa, continuano i grillini riguardo all'operazione Expol, rivelano un chiaro contatto con la mafia. Il voto è pertanto inquinato e quindi il Consiglio Comunale va sciolto e il sindaco deve dimettersi. La polizia scopre a Modica gli autori del furto perpetrato alla scuola di Piano Gesù, 9 giovani, 4 maggiorenni e 5 minorenni denunciati per furto, tra loro anche 2 ragazze. I 9 ladri erano arrivati nottetempo, dapprima a bordo di motorine e successivamente con un'auto per trasportare la merce. A casa di uno di loro, rinvenuti anche 5 grammi di cannabis indica per uso personale. Occorre maggiore sicurezza nei presidi di guardia medica, lo sostiene l'Ordine Provinciale dei Medici dopo il recente episodio di violenza nel Catanese ai danni di una giovane dottoressa. La Federazione Medici lancia la proposta di spostare le guardie mediche in luoghi più protetti, come le stazioni dei carabinieri e postazioni di polizia. Obiettivo: garantire maggiore tutela e sicurezza agli operatori sanitari. TG termina qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.